Presidente, una 3 giorni dedicata al patrimonio cartografico regionale, in un'era in cui i dati sono sempre più importanti, la Regione mette a disposizione di tutti, di cittadini, di operatori, il suo patrimonio. Io vorrei che questo patrimonio restasse in modo permanente a disposizione dei cittadini, perché è la dimostrazione che non sempre negli uffici della pubblica amministrazione, purtroppo molto spesso sì, ma non sempre, giacciono carte inutili e polverose, giacciono carte invece che possono rivelarsi un patrimonio per riconoscere il nostro passato ma anche per stimolare il nostro futuro. Questa mostra è un esempio di eccellenza come, ricostruendo la storia dalla più antica alla più moderna, utilizzando le nuove tecnologie, si può creare un patrimonio ampiamente e facilmente consultabile a tutti i cittadini per studio o semplice divertimento o curiosità, che però dà bene l'idea di quanto ricca e importante sia la nostra storia e di quanto ricco e importante può essere il nostro futuro.